Gruppo Gli Invisibili Onlus parte oggi presentandosi ufficialmente qui nella sala giunta del comune in collaborazione e in presenza anche della provincia, proprio perché vuole dare inizio e creare l'obiettivo fondamentale di sensibilizzare e promuovere l'attenzione verso quelle che sono le tantissime malattie rare presenti sul territorio nazionale e non solo. Malattie rare delle quali si nasce o si subisce modificazione nel corso dell'età adulta. L'attenzione è rivolta dall'associazione, vuole sensibilizzare, vuole promuovere l'attenzione verso l'aumento e l'incremento sul nostro territorio di queste malattie. Si nasce o ci si modifica di malattia rara, ci si convive modificando tutto l'assetto dal fabbisogno personale alla propria dignità e a quelle che sono tutte le esigenze di una vita quotidiana normale. Il Comune non poteva non rimanere insensibile di fronte a questa iniziativa, sia perché queste persone si trovano a mendicare dei diritti che dovrebbero essere garantiti e sia perché è importante sensibilizzare l'opinione pubblica sulla condizione di invisibilità che vivono le stesse persone, le persone ammalate di malattie non riconosciute. Già la malattia di per sé è una condizione che fa parte comunque della creaturalità della persona. La malattia è comunque una condizione che deve essere oggetto di ricerca a prescindere dal numero e a prescindere da un profitto che potrebbe poi essere trovato anche o quantomeno dovrebbe essere condizionato al miglioramento della qualità della vita del paziente, quindi non dovrebbero avere influenza il numero dei malati per la ricerca, non dovrebbe avere influenza il numero dei malati, ma la patologia di per sé, la malattia, e quindi come l'obiettivo dovrebbe essere il miglioramento della qualità della vita. La provincia, la consigliera di parità sicuramente è al fianco di questa iniziativa. Oggi nasce un nuovo percorso che vede impegnate un gruppo di persone, tra cui Anna come promotrice della nascita di questa associazione, a sostegno di coloro che non si vedono ma che soffrono tantissimo, e quindi l'augurio da parte della consigliera di parità è di buon lavoro e di poter aiutare sempre più persone. Grazie.